Radio Radicale, siamo col senatore Dario Parrini del Partito Democratico a margine dei lavori della prima commissione affari costituzionali di Palazzo Madama sul decreto Cutro. Allora, voi state facendo una dura opposizione e mi sembra che i lavori proseguano a rilento e che probabilmente per domani non si arriverà in aula. L'emendamento Gasparri sulla protezione speciale non è stato ancora votato. Volevo chiedere, il vostro obiettivo è quello almeno di limitare i danni e di far arrivare il decreto così come è stato scritto dal governo in aula? Se Beh, il non ci fosse sarebbe meglio, però. nostro obiettivo in prima battuta è quello di convincere la maggioranza a tornare indietro, a riflettere sull'errore che sta compiendo e a rinunciare perlomeno alle parti più inaccettabili del decreto. Sono molte. Questo è un decreto che peggiora l'immagine del nostro paese in Europa. Contiene disposizioni che sono in contrasto con norme etiche e giuridiche, con il diritto internazionale e probabilmente anche con principi essenziali della nostra Costituzione. Si avvicina troppo ai decreti Salvini del 2018 che già incontrarono obiezioni fortissime da parte dei massimi organi di garanzia. Non risolve nessun problema, anzi ne crea di nuovi. Penso alle disposizioni sulla protezione, speciale, che sono disposizioni bandiera, che però avranno Quelle che devono essere come approvate. condizione quelle che si propone di approvare con il presunto accordo intervenuto all'interno della maggioranza. Dico presunto perché è tutto da verificare. Lei pensa che ci siano ancora divisioni all'interno della maggioranza? Le divisioni sono evidenti, non so dire al momento se la voglia di comunque portare a casa il provvedimento in una maniera o nell'altra sarà superiore alla tendenza a perseguire obiettivi diversi, è un po' difficile da prevedere. Comunque il nostro obiettivo è di farli tornare indietro, questo è lo scopo massimo, poi ci sono tutta un'altra serie di risultati accettabili, compreso quello di limitare quanto più possibile le modifiche fatte in commissione. Allora, se il provvedimento, se per ragioni di tempo, allora io penso che domani resterete ancora in commissione, il provvedimento non arriverà in aula, ma se mercoledì non viene dato mandato al relatore, si arriva in aula, che cosa succede a quel punto? In aula si votano gli emendamenti, è Certo, possibile porre la fiducia? se non viene dato il mandato al relatore, in aula saranno votati gli emendamenti al testo risultante dall'unione tra il decreto presentato e gli emendamenti che invece sono già stati approvati e il governo dovrà decidere se presentare la fiducia oppure affrontare i voti sui singoli emendamenti. Non certamente in quel caso ripresenteremo in aula i nostri emendamenti. Ecco, se loro vogliono chiedere la fiducia, no? Devono far riportare il testo in commissione, No, secondo le nuove. loro possono chiedere la fiducia sul testo che esce che in quel momento è il testo che la Commissione ha esaminato. Quindi, anche se non ha Quindi dato il mandato al relatore, potrebbero anche votare l'emendamento Gasparri? penso di sì, questa è una loro facoltà. Ovviamente sarebbe una grossa forzatura, una scelta molto discutibile, ma non impossibile sul piano formale. Oh, il Movimento 5 Stelle? Il Movimento 5 Stelle sta facendo insieme a noi l'opposizione, hanno un numero di emendamenti inferiore, anche una partecipazione alla battaglia più sfumata, però insomma sono In che senso presenti, più sfumata? nel senso che fanno meno interventi perché hanno meno emendamenti, noi siamo più incisivi nel contrasto alle norme, però Ma secondo lei per loro le questa... opposizioni danno compattamente un giudizio negativo di queste norme. Sì, loro lo fanno, secondo lei hanno fatto questa partecipazione più sfumata perché sono meno convinti che per No, loro no, non no, è... non credo, non credo. È che hanno oggettivamente presentato meno emendamenti e quindi sono meno esposti, però mi pare che ci sia anche da parte loro la netta convinzione che questo provvedimento è sbagliato. Ciò che rimane del terzo polo? Fa con il senatore Scalfarotto un'ottima azione di contrasto al provvedimento.
Ho capito. Quindi, secondo lei, insomma, in settimana avremo una risposta. Le volevo chiedere un'ultima Sì, cosa credo che su. le cose si chiariranno nel giro di 24-48 ore. Senta, lei teme, cioè lei pensa che il centrodestra tema molto anche l'atteggiamento del Quirinale sulla cosiddetta protezione speciale se venisse approvato un emendamento? Allora, il loro timore è quello di dividersi di fronte alla possibilità che intervenga il Quirinale Beh, sul... sarebbe. Io non credo che il Quirinale vada temuto, però il Quirinale va No, ascoltato. che loro lo temano, non Ecco, che... certamente devono tenere presente il fatto che più si avvicinano ai decreti Salvini, più si avvicinano a provvedimenti che furono censurati formalmente dal Quirinale, non rifiutando la promulgazione, anche se probabilmente ce n'erano gli estremi, ma con la misura molto radicale del rimprovero formale attraverso delle lettere su parti del provvedimento che a giudizio del Quirinale erano di dubbia costituzionalità e che poi quel provvedimento, i decreti Salvini, sono stati abbondantemente riscritti dalle sentenze della Corte Costituzionale stessa perché contenevano delle norme in contrasto con i valori del nostro ordinamento. Grazie al senatore Grazie a Dario voi. Parrini del Partito Democratico.